Una bettola imbiancata ha accolto il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, a cui è stata dedicata una lenzuolata per augurargli buona fortuna nella corsa premier alle elezioni di febbraio. Un grande manifesto con la frase Bersani presidente è stato appeso ad un balcone in piazza Colombo. Il candidato premier piacentino ha ringraziato commosso i suoi compaesani, sottolineando che Bettola ha portato bene alle primarie e porterà fortuna anche per le politiche. Bersani ha risposto poi alle critiche che Monti gli ha mosso proprio ieri, sottolineando che è giunto il momento di riportare i toni della campagna elettorale a livello della gente comune. Basta con il cabaret, il paese ha bisogno di interventi radicali. Il nostro Presidente del Consiglio tende a guardare un po' le cose dall'alto. Ecco. A me piace guardare di più all'altezza degli occhi della gente comune. C'è tanta brava gente che ha bisogno di un cambiamento. Io dico com'è, sono abbastanza stanco tutti i giorni di avere una campagna elettorale dove misuriamo il mezzo metro fra me, Monti o Berlusconi. Credo che noi siamo davanti a un problema serio. Questo paese sta andando giù, in questi anni è andato giù, bisogna riprendere la strada, ci sono un sacco di problemi. Io ho già detto, non intendo star nel politicismo e neanche nel cabaret. Io adesso sto girando, ho cominciato ieri a Brescia, girerò l'Italia. E parlerò dei problemi, di come fare a venirne fuori. Per quanto riguarda l'esclusione di Reggi dal listino bloccato, Bersani ha dichiarato che le decisioni sono state prese insieme a Renzi. Io gli ho voluto bene, gli ho sempre dato una mano, quel ragazzo lì, sempre. Non ha fatto le primarie. Sono successe le cose curiose, che tante gente che invocava le primarie, poi non ha fatto le primarie. In conclusione, Bersani non ha fatto mancare il suo umorismo e qualche battuta su Obama. Lei parte da Bettola e Obama giura per la seconda volta, proprio quest'oggi 20 gennaio. Accidenti, cosa si è perso Obama? Non venire qua.